qua, Definitive Edition, questo è il quarto episodio. Dave e Marshall con voi. Siamo già pronti a immergerci in quest'altra avventura, partiamo dalla base montana. Ricordiamoci, siamo rimasti sul monte con il nostro caro amico Roth. Guardate gli altri video se non li avete visti. E iscrivetevi al canale, ovviamente, lasciate un like, un commento, seguiteci sulle piattaforme social, Instagram e Facebook, sempre aggiornati, mi raccomando, perché noi pubblicheremo video molto spesso, quindi tenetevi aggiornati. Ovviamente cambieremo, non faremo solo Tomb Raider, non vi diciamo niente perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Eccoci qua, la nostra carissima Lara. Qua c'è il nostro carissimo inutile Roth. Ecco, di una spallata. Allora, dove siamo rimasti? Siamo rimasti che siamo usciti da qui, dobbiamo proseguire. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere un attimo. Raggiungi il segnalatore, che si trova da queste. Allora, l'ultima volta avevamo fatto il segnale visivo. Sì, siamo saliti sull'antenna. Per praticamente ricevere gli aiuti, giusto? Sì. Quindi adesso, questa volta, cos'è che dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo raggiungere, come già qui, il segnalatore, quello del copilota che è caduto. Ah, ricordi? Ok, perfetto, perché che dobbiamo dobbiamo salvare il copilota che dobbiamo arrivare qui, che diciamo il pilota è morto ma il copilota è ancora morto. Vivo, allora dobbiamo qua ci cominciamo subito. Qui c'è un palo, quindi probabilmente dobbiamo trovare una parete. Ah, eccola lì, forse è troppo lontana quella, deve esserci un aggancio da qualche parte. Ah, eccola lì, non l'avevo vista. Ecco qua il sistema. Ogni volta sembra che cade di sotto alla fine. Chi è? Non troveremo nessuno. Darsi che ho abbia morti. Sono in tre, sempre tre sono. Boh. Io raggiungo gli altri giù a morire. Tu continua a ispezionare le rovine. Cerca. Quindi possiamo decidere di affrontarli in stealth o di buttarci nella mischia, ma ovviamente è più comodo. Chiamate qualcuno! Ok, questo è un mitragliatore. Attenzione, ci stanno massacrando. Vabbè. No! Ci hanno maciullato, ragazzi. Ci hanno maciullato. Allora, non siamo partiti bene questo quinto episodio. Non siamo partiti bene per niente. Rifacciamo. Non siamo partiti bene per niente. Ci scusiamo con i telespettatori, ragazzi. Però. Ah, è venuto. Hai visto un po' cosa ho fatto stavolta? Stavolta ho fatto la furbata stavolta. Io raggiungo gli altri giù a morire. Vediamo se uno di questi tre se ne va, riesco a marsugliarli in qualche altro modo. Allora, se si girano ognuno si fa i cavoli suoi, tipo quello. No. Niente, sono qui. Non è successo niente. Che fa questo? Fuma? Non si fuma. Mi ha dato fumare, soprattutto perché butti la cicca per terra. Ah, ecco qua. Stavolta li ho fregati tutti e tre. Sono stato più furbo io. Certo, perché da lì ti vedevano, dovevi prima. Lì mi vedevano, appunto. Ah, abbiamo il componente. Due su tre componenti. Due su tre. Eccomi, Reyes. Come siete messi? Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città. E gente fuori di testa, Roth. Cosa stanno facendo qui? Non lo so. Diario, lì. Forse non voglio saperlo. Novità su Sam o Whitman? Non ancora. Tu sei con Lara? Sì, presto scenderemo a valle per venirvi incontro. Ok, proveremo ad avvicinarci un po'. Restiamo in contatto. Non siamo, io sono con Lara, non è vero. È un diario o una reliquia? Reliquia. Veniva utilizzato dagli arboristi. Un mortaio. Analizzare, dice, per trovare. Ecco. Ci sono piccoli frammenti di ossa. Via di mano, spero. No, mica umani. Allora, Roth ha detto una cretinata. Ha detto, sono con Lara. Vabbè, in realtà è dietro di noi, quindi non è proprio una boiata. Però non è proprio vicinissimo. Un coniglio! in realtà non è vicino, è là che si fa la vacanza, col fuoco, il fuocarello. Qua c'è Buddha. Vabbè, non abbiamo il fuoco per accendere. Ah no, ce l'abbiamo. Ecco. Ah, quindi mi sono dimenticato che abbiamo trovato l'acciarino nella puntata precedente. Non l'avete vista? Ai. Oh, mi fa male. È fede male per questo.
Mannaggia la miseria. Ho fatto un salto per prendere la corda, niente. No, di nuovo. Porca sì, miseria. Ma porca miseria. Sono morto come un deficiente. Sono morto. Avete intuito che sto giocando io. Sono morto come un cretino. Vabbè, può succedere. Non troveremo nessuno. Allora, rifacciamo. Quello lì è pericoloso. Siccome mi secco a aspettare, lo riammazzo prima. Ok. No, ancora in vita. Oh, ma porca miseria, va. Che mira del cavolo che ho certe volte. Oh. Allora, mi sono seccato. Coneglio! Di nuovo. Mi sono seccato. Ah, devo riprendere il diario. No, l'ho preso. Eccomi, Reyes. Come siete messi? Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città. Già preso. Gente fuori di testa rotta. Cosa stanno facendo qui? Non lo so. E forse non voglio saperne. Novità su Sam o Whitman? Non ancora. Tu sei con Lara? Sì. Presto scenderemo a valle per vedervi in conto. Ok. Stavolta ce l'ho fatta. Questo livello è veramente profondo. Aia. L1, vediamo. L1, vediamo. Ok. Questo no. Ah, era un coniglio. Ho visto qualcosa che luccicava per terra lì. Pure io, ma era un coniglio, mi sa. Ah no, no. GPS, non è un coniglio. GPS del coniglio. Allora, c'è qualcosa qui. Ecco il coniglio, vedi che c'è anche un bel coniglio. Rabbit. Non è Pasqua, quindi. Bugs Bunny. Lasciamo listare quelli che fare. Qua c'è un altro coso da accendere. Accendiamo. Accendiamo. Ci vuole essere un Buddha. Ci vuole essere un Buddha. Qua c'è un'altra cosa, ma non è. Non c'è. Ah! Qua c'è un rebus. C'è un rebus. Sì. Vediamo se spingendo sto colpo finisce. Oh. No, avevamo già. Non si può. No. Questi qua li abbiamo già incontrati. Ah no, scusa, abbiamo l'arco. Tiriamo. Ah, vero? Così va lì, incendia quello. È vero. E fa cadere la casa. Cade giustamente là sotto. Io sono qua. Devo prendermi. Ok, grazie. Questo era un mini rebus, facile facile. Mini rebus. Queste sono babbarie in confronto. Voi dovete risolvere quello delle 12 palline. Se risolvete quelle 12 palline, scrivete nei commenti la soluzione. E vi offriamo prima glielo devi fare l'indovinello. E vi offriamo una pizza. Lo conosco, no? Vi offriamo una pizza. Ah, non lo conosco. Vabbè, se lo conoscete, scrivete nei commenti la risposta. Oppure se volete saperlo, noi nel prossimo video. Oh, attenzione! Nel prossimo video vi diremo in cosa consiste questo indovinello. Nel prossimo video. Beh, ma ormai che lo conoscono in molti. Vabbè, chi non lo conosce. Dai, chi non lo conosce, posso che. Chi è? Chi è? Sta facendo? Sta pisciando, sta pisciando. Non so se esiste anche quello delle 16 palline, questo mi deve informare. Vabbè, tanto cominciamo con 12, quello facciamo. Adesso questi Buddha li accendo, perché tanto ci passiamo davanti. Me li trovo davanti. Se non mi metto a accenderli come missione secondaria, perché c'è un'altra via prima. Perché è inutile. Se invece me li trovo davanti, giustamente. C'è un corvo. C'è un corvo, sempre Brandon Lee che ci guida. Piano piano, non vorrei che si rompesse la corda. No, non è. Non ok, possiamo andare. Tomba segreta vicino. Suona del campanello. Chi è? Ovviamente nella tomba noi non. Abbiamo detto già precedentemente, se volete faremo dei video a parte. Siccome i video sono già molto lunghi e il gioco è lungo, noi preferiamo. Preferiamo invece seguire, diciamo, la retta il via. Corso, la retta via, diciamo. Ci arricchiremo magari più tardi con le reliquie. Con le reliquie nascoste, esatto. Se invece volete soldi, prendiamo quelle che sono in vista, diciamo. E quelle lì nascoste. Quelle lì nascoste. Ovviamente durante il gioco comunque incontreremo anche delle bombe, magari certo. Non opzionali. C'è un diario. Allora, per me leggiamo, perché per me è tempo di lasciare quest'isola maledetta. Direi, ho visto abbastanza di Yamadai. Il potere della regina del sole è inspiegabile, ma sicuramente estraneo a questo mondo, sicuramente. Come sospettavo. Come sospettavo sei uscito. Come sospettavo, no, non ho potuto niente. Vabbè, come sospettavo. Vabbè, il succo del discorso è che praticamente
puoi rileggerlo, possiamo leggerlo e sintetizzarlo. Allora, vai un attimo su sfide. Ah, cioè, sì. su mappa. No, scusa, non sfide, su... Non c'era una sezione dove ti possono... Forse options? No, forse... Ci deve essere options. No. Non era qui? No, è stranissimo. Lo so, vabbè. Però comunque ci posso... Non è importante, vediamo se riusciamo... Ah, dobbiamo andarcene di qui, secondo me. Questo è importante. Andarcene di qui. Tipo lì. Non sarebbe male. Allora, abbiamo preso delle uova, che noi dobbiamo anche mangiare. Là ce n'è un altro. C'è un altro... nido. Nido dei... non lo so se dei corvi, di qualche altro uccello, non lo so. Ce la faccio? Sì. Dai. Senza problemi. Senza problemi. Faccio un altro di quei pali, però qua non ce n'è. Andiamo di proseguire. Occhio. Ce lo sviluppo uno, stiamo attenti. Per quanto meno non vedo nemici qua. Quei tre di prima, quelli erano due, strano, me ne aspettavo tre. Invece erano solo due. Andiamo qua, piano piano. Questo è un pochino... un po' fotocopia qua, c'è tutte queste alture, questi Buddha, il filo di Buddha. Siamo a 6 su 10, se ci capitano gli altri 4 li prendiamo, però niente. Ci arrivo fino a lì? No, saltando non credo. No. Però vedo un palo qua. Qua c'è un palo, sì, quindi usiamo il palo. Non saltando per eravamo dritti all'altro mondo. Vai, fai la lap dance, Lara, vai. Cosa c'è? Un altro diario. Posso leggere oppure mi interrompi di nuovo? Oggi sono Oshi, figlia di Hiro e Kokoma. Ancora? Niente, va bene, non devo leggere, va bene. Dimmelo là, non vuoi che leggo, non leggo, va bene, basta. Mi spiace per i nostri cari amici telespettatori, Lara non vuole che io legga. Allora, dobbiamo raggiungere il fumo. Come raggiungiamo quel punto? C'è una corda. Ah, da lì forse. Adesso andiamo lì. Niente, Lara non vuole che io legga. Ma forse parte il comando vocale quando legge. Può essere. No, secondo me è Lara, non vuole. Non vuole. Allora, quando non siamo arrivati. Non ci siamo arrivati prima. Ah no, ci siamo arrivati, sono io scemo che sono tornato indietro. Invece dovevamo passare di qua. Trema tutto, c'è il vento, ragazzi. Guardate che realismo. Vorrei che si spezzasse la corda. Ci pensi si spezza la corda? Ecco. È morto. Meglio sbrigarsi. Vorrei si spezzasse la corda. Ecco. Appunto. Appunto. Mamma mia. Ci pensi si spezza la corda e si è spezzata. Tutto sto casino per un copilota. Per raggiungere il copilota. Vediamo dov'è. Se ancora... Se è qui soprattutto. Capitano Jessop! Allora c'è il fuoco. Qua c'è il segnale che ci ha lasciato lui. Il segnale visivo che ci ha lasciato lui. Però non c'è lui. Dove è finito? Dove sei andato, capitano Jessop, come ti chiami? Mannaggia questa pausa. Sto comando. Ecco, forse di qua lo troviamo. Speriamo che sia in vita. Speriamo sia vivo il capitano Jessop. Speriamo non abbia il Jessop al braccio. Ok. Altro Buddha, no, questo non si accende. No, questo questo è Emiko, non è un Buddha. È Emiko. Emiko con la freccia nell'occhio. Oh! È rimasto. Cioè, è realistico. Troveremo un altro modo per andarci a Cerisola, ok? Chi è? E il Sam? È in una specie di antico palazzo giapponese. Ho un brutto presentimento. Ma no, non preoccuparti. Si starà facendo un giretto. Raccontane un'altra, Alex. Fate attenzione all'ambiente. Mi raccomando. Sì. Allora, stavo dicendo. Allora, Emiko con le frecce nell'occhio. Ecco. Andiamo. Questo è per i veri fan. Pomodori, sempre, ricordate di raccoglierli. Sono maturi di raccoglierli. Cosa c'è qui? Canale asciutto. Mi sembra tanto asciutto. Allora, c'è un primo accampamento. Qua c'è un altro... Arco ricurvo. Ah, abbiamo un potenziamento. Bene, arco ricurvo completato. Guarda quanti materiali. Cosa possiamo fare? 20, 10, 10. Io direi o il fucile o la pistola. 10 o 10. Tu che dici? 10 o 10, tu che dici? Vediamo con l'arco magari. Con l'arco c'è il punto esclamativo. Sì. Ci accorda se... Ah, struttura l'arco è l'arma più utile secondo me. Quindi io devo pensare prima.
o moschettone. Aumenta ulteriormente la cadenza di fuoco un moschettone per lanciare le frecce più lontano. Ah, ok, va bene. Oppure struttura rinforzata, aumenta la tensione massima della corda perché la... Ah, fa più danni. Fa più danni. Dobbiamo scegliere tra danni o portata. Tu che dici? Non saprei. Io dico danni. Vabbè, facciamo danni. Facciamo danni. Facciamo danni, andiamo in giro facciamo a rompere danni. Tutto. Facciamo danni. Eccoci qua, facciamo danni. Andiamo a fare danni. Cosa c'è? Niente? No. Oh, salve. Scheletro. C'è un... Scheletro. Salve. Come va? Come va? Vabbè, almeno è morto seduto, non è scomodo, dai. Almeno è morto comodo. Niente, questo è sotto un... Sotto la cascata. Cosa c'è qui? Altro diario? Non leggo io stavolta. No, ma non è da leggere qua. Non è da leggere. C'è la lente. Quando c'è la lente... Magari lo lasciamo scorrere, proviamo a lasciarlo scorrere. Sì, così lo sentite voi la voce del protagonista. Perché no, se leggo io si blocca. Non lo so perché, vabbè. Proseguiamo. Sono bambini antecedenti all'epoca Kofun. Un ratto. Uno, ce ne sono 10. Comunque sembrano degli opossum. Guarda qua, sono enormi. Sono enormi. Un pellegrinaggio. Guardate qua, cioè guardate, scavati nella pietra, ragazzi. Mica bau bau micio micio, cioè. Scavati nella pietra. Una regina. Imiko. Ecco, di nuovo Imiko. Ancora lei. È caduto un pezzo di roccia però. Beh, certo. Cos'è, un tempio? Un tempio. Un ratto, un ratto, un ratto. Chi è? Ah, il capitano. C'è qualcuno lì. Capitano Jessop. È vivo? No, chi è? Oh! Sarà dura qua, eh? Che cos'è? Oh, via, via! Dei baleni infiammabili, niente, addio capitano Gesso. Ha detto solo... Oh, oh, oh. Ah, Sting, è tornato Sting! Ragazzino, ma per fortuna sei ingenua e prevedibile. Uccidiamola! Oh! Chi è? Ci hanno accoppato. Ci hanno già preso. Ci hanno accoppato. Ah, no, chi è? Con... Che successo? Non c'è davvero. Martelli giganti. Che succede? Marte ferrate, ma che sta succedendo? Cos'è, un porno? Ah no, hai capito. Hanno preso qualcuno. C'era Sting, non si è capito. La situazione non è buona. Ogni volta che c'è Sting non si capisce niente. Ecco, non è per niente buono. No, per niente. Bleh. Che bello. Anche noi. Però noi, oh, ma sempre in sala moglie. Però abbiamo compagnia. Allora, dobbiamo dondolare. Per arrivare dove? Tanto dondoliamo. Dondola. Ah, ah, okay. Per liberarci dalla... Dai. Sembra una scena di un film che ho visto, di Cavaliere Londra, quando sei grande fan che praticamente vedi se puoi fare qualcosa dal colpo d'addominale. Lo consigliamo a tutti quel film. Guardatelo con Owen Wilson, Jackie Chan e due Cavaliere a Londra. Grande film. Allora, ci siamo liberati. Magari mettiamo il link in descrizione. Ci siamo liberati. C'è il capitano Gesso appunto squartato. Spappolato come tutti gli altri. Guardate. Ma noi ci hanno preso le armi, non abbiamo niente. Ah no, la pistola ce l'hanno. La pistola è lì. La pistola ce l'abbiamo ancora. Ma l'arco? E l'arco ce l'hanno preso. Non lo so perché ci prendono, cioè, l'arco ci prendono, ce l'hanno. Hanno capito la potenzialità dell'arco, secondo me. Vabbè, comunque dai. Non fa niente. Allora, lei è ferita per l'ennesima volta. È pieno di morti appesi, non si capisce niente. Tester, non si capisce. Guarda, rotolano anche le teste, ragazzi. Le teste che rotolano sono fantastiche. Chi è? C'è una mano lì che si muove, che rotola. Chi è questa? Mamma mia. Shrek. No. Chi è? È enorme. Sta cercando noi. È meglio andarsene. Non possiamo tornare indietro. Salve, permesso, piano. Non vorrei schiacciare qualche testa. Ecco, infatti, c'è una che sta rotolando. Oddio, mamma mia, che schifo. Che schifo. Che schifo. Non so, i ratti, i testi. Mamma, e siamo senza... Ah no, la pistola ce l'abbiamo. Cioè, ci hanno preso l'arco, la pistola no. Boh, non lo so perché. Salve. Cosa c'è qui? Munizioni. Altra gente morta. Sempre gente morta. Qualcuno vivo magari ci sarebbe utile, se ci fosse.
almeno uno che dice che no, Oddio, cos'è? Un fucile a canne morte. Ti serve ancora? No, non credo che ti serva. Allora, dobbiamo fare la trincea. Spariamo. Ok. Questo non era un rebus, questa era una roba semplice. Allora, abbiamo quattro colpi. Non so se ti serve il fucile. No, ok, lo considero uno. Allora, abbiamo... No, ce l'abbiamo l'arco. E dove è spuntato? Vedi? Ah, scompare. Okay. Ce l'avevamo. Scompare. Infatti non aveva molto senso. Non aveva molto senso. Compare, compare sulla schiena dal nulla, comprese le frecce, vedi? Vabbè dai, è un gioco del 2013, comunque è bellissimo, però potremmo essere puntigliosi su certi dettagli. Ole, dove siamo? Parte con le zanzare qua che girano, le mosche, che sono? Ah, cosa c'è qui? La regina del sole e la guardia donante. Possibile che quello di prima? Un sarcofago. Nemico. La prima regina del sole. E lei? Questa è Yamatara. Ah. Che fai? Apri? No, non aprire. Mai aprire le tombe, mai aprirle. Vabbè, ma lei è il suo mestiere. Questa è lei. O perlomeno lo era. Direi. È morta così. Almeno è morta con i denti, insomma, c'aveva i denti ancora. Vabbè, i denti rimangono fino alla fine, poi si vede. Sembra un rituale del fuoco, una specie di sacrificio. Bello il quadro. Cioè? Perché le donne venivano messe a rullo? Boh, bella domanda. Un viaggio, un pellegrinaggio... Sia questo un monastero. Verso dell'acqua. Perché? Boh. Se lo scopri ti mettiamo 30 in questa materia. Vabbè, ma lei ha già il dottorato in archeologia, non credo. Ma non lei sa tagliare i pesci. Non come Whitman. Ma non sta versando acqua. Sta cedendo il potere. Hai visto? Ha capito. Un rito di successione. Che un rito di successione. Una cerimonia che incorona la nuova regina. Laggiù! Chi è? Oh no. Barbossa. Barbossa, aiuto! C'è una campana lì. Sì, però c'è gente. A parte la campana. Allora, questo è uno. Aia. Non è amichevole. Non è molto amichevole. Due. Questo è il terzo. Sorridi che ti faccio un... 3, oi! Aia! 4, e ancora? Basta, non ti... No, si è calato uno dalla fune. Ah! 2 dalla fune. 5. Quanti siete? Ehi là! 6. Non si combatte in un tempio sacro. 7. Aia! Ce n'è ancora? Questo era il numero 7. No, sono finito. Era un'insacra. Sì, basta, ne volevi ancora. Bello, il 7 è bello. Ne volevi ancora? No, però dico, di solito sono di più. 7 è bello. Vabbè, la prossima volta ti accontentano, te ne mandano di più, che ti devo dire. Allora, c'è una campana e una porta. Vabbè, semplice. Sembra semplice, ragazzi. Semplice. Non è da avere proprio. Semplice, tiriamo questa, dai. E la tiriamo e quella sbatte contro la porta. Semplice, chi è? Ancora. Aspetta, c'è qualcuno. Ma la porta si è aperta. Però... Cos'è quel bestione? Che bestione? Dove? Quale bestione? Non vedo nessun bestione, non mi fare venire che ho le mutande nuove, dai, non le voglio macchiare. Quella porta. Quella porta, andiamo avanti. Qua non c'è nient'altro di utile. Cos'è quel bestione? Io non ho visto niente. Forse di qua. Forse di qua? Io non ho visto nessun bestione. Lo vedrai tra poco. Non forse, no? Noi proseguiamo. Un'altra campanella. Allora, salviamo la partita. Abbiamo una abilità da utilizzare. Non so con chi parla, no? 23, 25, 15. 15 combattimento. Allora, colpo basso. Lancia terra pietrisco. Questo non c'è per i nemici. Mettiamo questo, dai. Giochiamo sport, facciamo sì, la terra. Vabbè, lei è una donna. Allora, qua dobbiamo uscire. Quindi, questo. Ok.
che succede? Ah, no, ho premuto quadrato per... Perché volevo ricaricare, ho premuto quadrato per... Ok. Beh, possiamo fare un'altra campionata, fare un po' il campionamento, però vedo del vento, mi piace. Oh, mi piace molto. Mamma mia! E ora? Oh, attenzione! E ora? Niente, passiamo oltre, meno piano, che come? Non lo so. Ah, è laterale, ok, passiamo. Ma qua poi finisce la strada. Ah, no. Bello. Attenzione, non sappiamo sotto cosa c'è, non lo vedo. E niente, non c'è niente sotto, lo sappiamo, non c'è niente. Che succede? Oh! Tutto. Secondo me devi andare un pochino di premura. Non lo riesco, la velocità massima. Giustamente volevo vedere se riesco a correre. Un po'. Sei riuscito a correre lì sopra. Il quadratura è bella, sempre comunque. Opla, salto. Sali, piano. Fai la brava. Mamma mia. Non fatelo. Perché non fatelo a caso. Non fatelo a caso. Senta di qua, c'è un buco. Sì. Chi è? Chi è lei? Uno. È lei? Allora uno. Andiamo avanti. Stavolta più di 7 saranno. Grazie. Allora, tu vuoi che siano più di 7? Allora sono in due. E c'è uno con l'altro. No, ma c'è uno con lo scudo. Scudo, un altro che si è calato. Un altro che si è calato. Che è già morto, o meglio se stava sopra. Allora liberiamoci di questo con lo scudo. Okay. Possiamo usare qualche arma. Mancato. E ancora qualcuno perché sei urlare. No, manca. Mi gli è esplosa la faccia. Allora, gli è esplosa la faccia. Tutto c'è qualcun altro giù? No, non credo. C'è da depredare i cadaveri. Basta. L'abbiamo depredato, possiamo salire, vediamo se abbiamo depredato tutti. No, quello lì no. Eccoci. Allora. Proseguiamo, quello è arrivato tutto sparato. Che aiuto! Aia, sto colpito in un punto basso proprio. In un brutto punto. Ecco, quello è arrivato tutto sparato. Allora, attenzione, abbiamo un rebus. Ai ai, qua si fa dura, perderemo un po' di tempo qua probabilmente. Allora, vediamo un po' com'è la situazione. Ci sono due cose, due tapparelle che non tappano. Da cui esce del vento. Due staffarelle che esce del vento. E poi c'è una cosa che bisogna tirare. Poi? Ma molto probabilmente... Ah, indica. Ah, okay. Bisogna far cadere la campana indica per terra. Quindi tirare molto probabilmente questo, tirando... La campana va a cadere. Ma dobbiamo andare là sotto noi? Sì, a quanto pare. Sì, dobbiamo andare là sotto. Andare là sotto, allora vediamo come fare. Se facciamo ovviamente a tentativi, prendiamo tentativi, apriamo la prima tapparella, succede, sposta giustamente la, il nostro attrezzo, però non basta colpire la campana, quindi magari con due apriamo il secondo, la seconda tapparella basterà. Due, vediamo che succede. Succede che si sta portando via tutto. Quindi qual è il problema secondo me? Che se ho capito bene, se c'è troppo vento, io quando tiro non tira abbastanza, non prende la rincorsa. No, la colpisce però non è abbastanza forte. Se c'è troppo vento, certo, però l'hai colpito. Dobbiamo chiudere a quanto pare. Forse devi farlo quando solo una è aperta. Quando solo una è aperta. Perché due è troppo. Due è troppo vento. Due è troppo. Allora, lo riproviamo. Cioè, però l'hai colpita, quindi sì, magari con una e poi l'apriamo dopo l'altra. Vale a dire, tirare questa, poi mentre tira quella, aprire subito la seconda. Vediamo che succede. E magari con la porta, forse ce la facciamo. No, vediamo? No. Niente, allora dobbiamo chiuderle tutte e due. Quanto fai? Dobbiamo chiuderle tutte e due. Lo chiudo un po' perché si sta portando via. Sembra difficile sto reggo. C'è molto vento qua, quindi non... Ok. Non comprate queste tapparelle, non so chi le vende, prima non comprate, buone. Non sono buone, guarda, sono dipinte buone. Bene ma non sono buone. Allora, forse dobbiamo tirare prima questo e poi aprire. Così col contraccolpo. Col contraccolpo del vento. Andiamo adesso. Contraccolpo del vento, forse riusciamo. E forse solo uno non basta, no, non penso, se no l'altra che si è saltata, no? No. Dobbiamo aprire l'altra, non c'è niente da fare. Aspetta, un attimo. Ah, la prova è tirare, dobbiamo andare da qua.
Quindi hai tirato prima, dopo, dopo o durante. Esatto, vediamo adesso. Abbiamo aperto la parella. Ma adesso non serve più. Dovresti dare un'altra tirata? Posso dare un'altra tirata? Ma così tutto vento, ma questo vento non per più niente. Vediamo questa. Boh, la colpisce ma non è abbastanza. Non è abbastanza. Non è abbastanza. Ma qual è il problema? Prima ho chiuso quella, prima ho chiuso questa. Non credo che faccia qualcosa. Allora, chiudiamo questa. Chiudiamo questa. Il problema qual è? Che io al tempo di aprire le tapparelle e tiro questo, ormai va di nuovo avanti, quindi non succediamo niente. Dobbiamo essere più veloci in questa operazione. Ma così. E poi riapriamo. Ma che succede? Brigati. Che succede? Oh! Chi è? Chi è questo? Non è ancora. Personaggi. Lasciateci stare. Ho finito le frecce. Chi è questo? Aia. Aia. Scappiamo un attimo perché qua... Scappiamo un attimo. Non abbiamo frecce, vero? Sì, abbiamo frecce. Quella situazione è un po' complicata. È tragica. No, l'hai preso, ok. Allora, dobbiamo uccidere il ciccione. È finito. Aia, ce n'è ancora. Non ci sono. Basta. 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 Ne volevamo di più e siamo stati accontentati. Oh. Scommetto che erano più di 7. Siamo ancora appunto a capo. Allora, quindi aprendo il vento abbiamo fatto venire stranamente, invece di risolvere il rebus, abbiamo fatto venire gente che si è incazzata per il vento. Cioè, volete chiudere, volete chiudere che fa tutto qua. Probabilmente sono arrabbiati perché... Hanno detto, ma che stanno combinando? Mi chiudete queste finestre per cortesia? Dovevo venire su. Sono venuto qui. Allora. E noi di guardando qua, devo vedere. Sto vedendo, Sto salendo. Però hanno avuto il benvenuto qua, altro che... Sì, ma arrivano 10 persone. Allora, riproviamo, vediamo se ora non ci sono più le cose. Allora, abbiamo visto che tirare è inutile durante, cioè la parte del punto. Vabbè, noi riproviamo, la prossima volta magari non tiriamo, vediamo. Sono arrivati 10 cristiani, però. Non ho capito che... Vediamo adesso che succede, vediamo se è una volta buona. No, l'ha mancato, vai in diagonale. Andiamo adesso? Ma non credo, non serve niente, questo colpo che ti dai alla fine, guarda, non ha tutto questo vento. Andiamo? No, però quando... Boom! Esatto. Com'è che prima non funziona? È perché prima si emozionava. L'avevamo fatto questo tentativo. Ahia. Si è rotto 3-4 costole, guarda. Forse era da fare un po' di volte perché più lo volte procedi per entrare alla rete. Ma io sono già facciamo correre. Ok, dentro la rete si risolve. Non era facile per niente, ma qua stiamo cadendo. No, siamo morti 3 volte nel giro di 30 minuti, stiamo facendo schifo. Sto facendo schifo perché sto giocando io, come avete potuto notare. Facciamo a turno, quindi non l'avete capito, facciamo a turno. No, adesso la mappa no. Dai, basta andare sempre prima in questa situazione. Ci sto andando un po'. Perché devo andare a fermare colori, ma non hai tempo, vai. Adesso devo andare a tutto un po'. Ma che è cattivo? No, un'altra volta. Bisogna saltare. Comunque, ricapitolando, il reboot di prima era aprire a sinistra, poi tirare, dare un colpo, dare un poi colpo. Andare a destra e poi farlo. L'avevamo già provato. Ancora qualcosa non mi torna. Salta. Pensa di essere Super Mario in gioco di Mario Bros. Era previsto. Non andare via. Le porte, il ponte, l'hai preso, ok. Il ponte. Bella scena. Secondo me va bene, ok. Allora, se scivo. Non si può dire che non sia interattivo questo gioco, Guarda che roba. Non si può dire che non sia interattivo. Siamo arrivati di sotto. Di nuovo il bagno, siamo di nuovo bagnati, l'aria è sempre bagnata. Sempre. I capelli no, però, strano, i capelli sempre legati, tutti sistemati.
E la ricetrasmittente è sempre funzionante. Sempre funzionante la ricetrasmittente che ce l'ha dietro nei pantaloni. Che marina. Pazzesca, eh? Sempre tutta punta, chiusunta, bagnata, però la ricetrasmittente funziona. E i capelli sempre ordinati. C'era uno shampoo anti-acqua, che ne so. La ricetrasmittente ovviamente funziona. Sente. Chi è? Funziona. Sono Lara. Anche la tua, Sam. Gli altri sono con te. No, ho rubato questa radio a una guardia. Una guardia? Mi hanno rapita. Cosa? Dove ti trovi? Non lo so, sembra un vecchio palazzo giapponese. Parlano di una prova del fuoco. Lara, ho una porca matta. Aspetta, arriva qualcuno che vada a sconfiggerla. Sam! È caduta la linea, quindi parlano di una roba del fuoco, una detto. Prova del fuoco. Ed è una costruzione. Come l'ho figurato una tomba di amico. Rod, mi senti? Sto andando al palazzo, gli altri si sono tenuti lì. Chi raggiunge il presidente è un allora, raggiungi la base dei solari. Dove c'è il sole, probabilmente. Allora, eccoci qua. Altro accampamento. Vediamo se abbiamo attrezzatura 30, 0, 10, 10. Direi 0. Sì, 0, abbiamo tralasciato tutto. Allora, questo è troppo. Non riusciamo. Questo troppo. No, questo no. Ho levigate, anche questo, il pugnatore in bottiglia. Una delle tre cose. Questo aumenta la cadenza di fuoco. Questo aumenta la stabilità dell'arma riducendo il contro a corpo. Tutte e due, però una cosa. Tutte e due dovremmo fare prima o poi, quindi. Fa questo, l'altro, bimba, bimba. Ok. È uscito questo. Ragazzi, scegliete sempre così nella vita. Dove va il bam? Dove va il bam? Avete visto. Allora, proseguiamo. 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 Che c'è lì? C'è un Buddha. Altro Buddha? No, non sembrava, no. No, è un Buddha. È un Buddha? Sembra di sì. E potevi andarci? Posso fare il giro di qua, mi sa. No, ti potevi buttare nell'acqua, non è che muori. Ah, è che ho paura dell'acqua, non so. Vedi? No, scherzo, io non ho paura dell'acqua. E Lara, adesso è sempre bagnata, facciamola bagnare. Vai, sempre bagnata, dai. Eccoci qua. Accendiamo il Buddha. Non è molto contento di essere acceso. No. Si sveglia! E la vita è lunga. Allora c'è un'altra cosa. Qua. Siamo qua. Senti. Arrampichiamo. Attenzione a non cadere. Attenzione. A non cadere. Ok, no. Lì è brutto che cadi. Lo so. C'è una cascata. C'è una cascata. Andiamo avanti. Saliamo. Prevedo nemici qua. Ah, un altro dire. No, cos'è? C'è solo GPS. Quasi deve. Ecco. Circo. Oh, c'è gente là sotto. Ho visto delle persone, però c'è un Buddha prima. Ho visto di questi Buddha. Grazie mille, ti dà l'energia devozione. Grazie mille. Allora. 1, 2, 3. Uno è distratto. Che è morto. Lo stanno guardando, dice è caduto con. Vabbè niente. Se ne fregano che è morto. Non hanno. Due. Ora se ne è accorto. Ora capito. E questo come ha fatto a vedermi? È morto lo stesso. Bel salto. Aia, cosa è fatta male? Quello è il primo dei re che è morto, gli altri due non l'hanno visto. Boh. Vabbè, riflessi dei vecchietti c'hanno. Queste sono guardie, dove è finito il cadavere del terzo? Era qua. È caduto giù dal precipizio. Mannaggia, devo depredare. Vabbè, andiamo avanti, c'è un altro palo. Questo stesso sistema. Una cosa che lampeggia. Una cosa che lampeggia. Prendiamo. Qua c'è da aprire. Munizioni ce l'abbiamo. Da aprire. Se c'era qualcuno qua dentro ci ha scoperto, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno, meglio. Capo, c'è mancato poco. Mi sento. Ci sono, Sam. Stai bene. Cosa vogliono da me, Lara? Una prova del fuoco. Che storia è? Ascolta, sto arrivando. Ti tirerò fuori da lì. Ah, vedo un posto. Aiutami, Lara, ti prego. Promesso. Promesso, Sam. Promesso. Chi è? Sam! Sam! Aiuto!
Lasciatela, bastardi! Lasciatela! Lasciatela! Accidenti, sarebbe. E ora? Ho capito, siccome sono tutti uomini, la prova del fuoco, siccome devono cucinare non sanno accendere i fornelli. Ho detto, ce li accendi, sì. Visto che sei una donna, magari sai cucinare. Ma non era la prova del cuoco? La prova del cuoco. La prova del fuoco. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Ormai dobbiamo fare rumore per forza, sennò la gente non ci può vedere. Salutiamo tutti i nostri amici cuochi che ci stanno seguendo. Ciao Mallio. E a tutti i cuochi, ovviamente, guardate un film che si chiama, ve lo volevo consigliare, ma non mi dimentico, cuochi. È un film di... Steven Seagal. Trappola. Trappola in alto mare. No. Trappola, quello dopo. Quello dopo, vabbè, sono tutti e due. Trappola in alto mare e trappola... Sulle montagne rocciose. Sulle montagne rocciose. Ma in tutti e due dovevano cuoco? Sì. Ah, cavolo. Grande serie. Secondo. Allora, potrebbe esplodere? Oh. A posto. Ok. Perfetto. La situazione è tranquilla. Ma la situazione è molto incandescente. Cosa c'è qui? Niente. Non un po' tutto a fuoco. Ho visto quello sempre che stava andando in bagno, come sempre. Beh, bagno, chiamiamolo. Bagno, insomma. Però cavoli, qua costruiscono di tutto, palafitte, ma un bagno non. Sì, qualche bagno l'abbiamo incontrato, ma. Mi serve una ruota di... ancora uno. E basta! L'ho zoppato ma ancora cammina. Oh, è mori! Guarda che bello. Che resistenza? 4 frecce. Lo voglio a Milan, lo metto nella mia ruota di chi. Non ce la faccio. No, ho mancato per un pelo. Vabbè, va. No, sono infettato. Sono due. Ho sbagliato tutto. Scusate, ho sbagliato tutto. Sono in due. Siamo ancora vivi, non siamo ancora vivi, ma sono in due. No, ci hanno maciullato, un'altra volta. Sono forte. Porca miseria. Siamo morti più volte in questo video che... E ancora il gioco va avanti. Ah sì, non è l'ultimo livello. Appunto, cioè già siamo così, figurati alla fine. Anzi, non siamo neanche meglio. Voi che ci avete già giocato, sicuramente ci state giudicando, siamo scarsi. No, dai, piano piano. Quanti può salire? No, vabbè. Ma stavolta facciamo più piano, sempre più stealth. Più stealth stavolta. Oh, mamma mia. Oh, più stealth, non più... Non più cadere. Più caduti nel... Più stealth, con calma, non c'è stealth. Vuole calma, sta perfetto. Dove siamo? Dove erano quelli in prima? A cosa? No, non erano questi. Erano questi. Uno, gli altri, questo fuma. Non si fuma! Dove sono gli altri? Vabbè, comincia da quello, poi gli altri vengono. Ma se gli altri sono sotto vedono che ho ucciso quello però. Boh, vabbè. Dici? Che sono che... Io non vedo nessuno. Che è una storia dei Pokémon, veramente. Non si fuma! Il mirino sembra un po' una sfera. Sì. Per il fatto caldo. Ok, eccone un altro che non sa nulla, non sa capisce. Nulla. No! Non riesco a prenderlo, si è spostato. No. Vabbè, vediamo se... Magari sono spostati di qua. No? Calati giù. Ma mi vedono. Vediamo se riesco a trovare un percorso alternativo. Chiamate qualcuno! Ok. Guarda qualcuno qui, che mi hanno visto. Dai, come hanno fatto a vedere? Che c'hanno questi, dai. Che cretinato. Vabbè, a me non mi hanno riparato. Ehi. Allora vi faccio sprecare tutti i proiettili, ragazzi. Volete la guerra? Eccolo. Ce n'è più? Ancora ce n'è. Non so dove sono. Eccolo lì, l'altro coraggioso. Ma si mostra anche lui, ce n'è più? Sì, ce n'è ancora. Aia, attenzione. Aia. Attenzione. Aia. Ce n'era un altro. Lo so, ma non l'avevo visto dove. Ma dove cazzo è? Olè, sono finiti. Dove era questo? Ah, era qua, hai capito dove era? Ce l'avevamo di sotto, non... Ce l'avevamo qua, di sotto era. Ok. Perfetto. Ah, si poteva passare di qua, vabbè dai. Lo seguiamo. Dobbiamo aiutare. Sarà sicuro passare da qua. Speriamo. È l'unico passaggio, sì, per forza di qua.
No. Ecco. No, per forza di qua. Non c'è altra soluzione. Un po' d'acqua, non fa male, dai. Sarà mai un po' d'acqua. Pensavo di averlo schivato, invece niente, ci sta. Questo è il video più brutto. Ma è difficile sto livello. Il numero 5, che è il mio numero fortunato, di nuovo il paracadute finto. Ecco qua, facciamo. Mi dispiace, dobbiamo farvi vedere le stesse cose un paio di volte. Vabbè, ancora. Volevo andare a destra, devi, a sinistra. Devi cercare di evitare sti alberi. Porca miseria, volevo andare di qua, poi fatto sono rimasto, non so, andato dritto. Sì, so che è difficile perché è così bello il livello che ti viene da guardarti intorno e dire ma che è così strano, ma avete fatto così realistico? Vabbè, guarda, che sono la terza cosa buona, dai. Allora, vado a destra. Attenzione, adesso vado a destra. Ok, evito il primo, evito il secondo, evito il terzo, evito il quarto. È che c'è lei davanti, quindi non riesco a vedere, so, gli altri. Vedi bene, giusto? Non vedo bene. Ok, ok, ok. Aspetta, aspetta. No, no, sì, no, sì, no, ok, sì, no. Forse, allora, forse. Butta, forse, vediamo. Vediamo se cosa succede. Si sta investigando. Questo riguarda molto Rambo 1. La scena di lui che si lancia dalle rocce e precipita, ma là lui si rompe una costa. Anche qua, vedete? Perfetto. Farà un omaggio a Rambo 1. Tra l'altro in quella scena Stallone si è rotto veramente una costola. Non stava recitando, si è ammazzato sul serio. Grande attore. Che film. Anche lei è bellissima. La mia ragazza è più bella, però anche lei è bella. Grande film. Allora, è caduta come una polpetta, però non so se le polpette cadono, cioè. Allora, l'astuto per arrivare è bello. Trovo un kit di soccorso. Proviamo un kit di soccorso. Che stiamo morendo perché. Aia. Siamo morti? No, questo era previsto. Meno male. No. Questo era previsto, meno questo. A volte dovrei trovare qualcosa. Sull'aereo. Perlustra l'elicottero in cerchio. L1. A quanto pare c'è gente che parla. Non sarà facile. Non posso salire. Aia, che è? È ferita, non ce la fa. Ah, non posso salire. E dove passiamo, scusa? Di qua. No, ce la fa. Fa troppo male. Ho capito, ma dove devo passare, scusa? Ecco qua. È qui? Sì. Ah, ok, ce la passare. Certo. E tanto direi. Barbossa. Anche Junior, sono tutti e due lì. Tutti e due lì, Barbossa e Junior. Chi è? Oh, succede? Anzi, calmatevi. Stanno uccidendo un dissidente.
Eccolo il Dante. Ciao. Ma è alto 2 metri, quanto è grosso? No, oh, uccide il dissidente. Sì, ma c'è Gentaglio. Gentaglio. C'è Junior. Ha una grande aurea, detto. Un osso duro. Un'aurea potentissima. No, non chiamate nessuno. Ai ai. Devi trovare il modo che cazzo. Stiamo morendo qua. Ah ok, ci sono ripresi, dai. Ce n'è solo uno. Sei però armato di vedere. Dov'è? Esci il naso fuori. Bene. Andato? Ok. Andato. Ok ragazzi, direi di fermarci qui per adesso. Non siamo a un accampamento, però siamo ecco, dobbiamo fermarci. Ci fermiamo qui col 5° episodio e ripartiremo esattamente da qui. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!